Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: colpaccio di Pier Silvio Berlusconi in vista di un appuntamento molto importante per il pubblico di Canale 5, l'ultima indiscrezione. Solo poche settimane fa, in occasione di un incontro con gli addetti ai lavori, Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto su questa prima parte di stagione. Secondo il noto amministratore delegato di Casa Mediaset, la rete ha raggiunto obiettivi e numeri molto importanti. Si tratta del risultato del lavoro di mesi di programmazione che ha regalato ancora una volta grandi sorprese al pubblico da casa. Durante questo incontro, Pier Silvio ha però annunciato anche grandi novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Una andrà in onda tra pochissimi giorni e con l'esattezza il prossimo lunedì 21 novembre e vedrà coinvolta tutta la squadra di Striscia la Notizia. In questo primo appuntamento della prossima settimana ci sarà infatti un conduttore di grande importanza, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Pier Silvio Berlusconi, colpaccio Zlatan Ibrahimovic, occasione sensazionale. Il portale Davide Maggio ha quindi annunciato questo inaspettato ed attesissimo colpo di scena in casa Mediaset. In occasione dell'appuntamento di lunedì 21 novembre al timone di Striscia ci sarà l'amatissimo attaccante rossonero. Il campione di calcio siederà dietro il bancone del noto TG satirico ed in mezzo ai due attuali conduttori, ovvero Sergio Friscia e Roberto Lipari. Una scelta sensazionale ed una mossa che potrebbe risultare alquanto strategica. Lunedì nella stessa fascia oraria, quella che prende il via intorno alle 20:40, non andrà infatti in onda Amadeus con il suo consueto appuntamento con i soliti ignoti. La rete Rai alla stessa ora ha infatti in programma una partita del Mondiale in Qatar che vedrà in campo gli USA ed il Galles. Come se la caverà Zlatan alla conduzione? In realtà il pubblico ha potuto ammirare il campione di calcio in vesti simili qualche anno fa. L'attaccante ha infatti preso parte ad una fortunata edizione del Festival di Sanremo come spalla di Amadeus in coppia con Fiorello. In quella occasione ha stupito il pubblico con i suoi modi di fare e con siparietti anche molto divertenti. Al pubblico e ai fan del calciatore adesso non resta che attendere la messa in onda della puntata per capire se questo ennesimo esperimento di Antonio Ricci si rivelerà essere un successo. Questo è il secondo colpo di scena di questa stagione dopo la settimana che ha visto Luca Argentero alla conduzione del TG satirico. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.